Ma che odore hanno? Sembrano le cose che ti fai tu in friggitrice ad aria. Dai. Dai, mira, queste sono trucioli. No, ma raga, io capisco che la vegetables, però. Dai, assaggio tu. Benvenuti a questa edizione di Supermercati che è? Passione. Oggi è particolarmente veloce. Si vede che sono. C'ho voglia di mangiare, sì. Strano. Siamo andati oggi al Lidl di Corso Traiano a Torino. Era da un po' che non andavamo. No, in verità non è vero. Infatti. Ricordate di seguirci se credete. Cioè, nel senso, seguiteci e fate quello che dovete fare. Sì, il click lì. Il click. Allora, cosa abbiamo provato? Un prodotto particolare. Ne abbiamo di coraggio, eh. Però c'è il simbolo. Sugo di branzino, che ci ho capito perché era senza latte. Il simbolo. E pesca responsabile agricoltura nella plastica, vabbè, quelle cose. Assolutamente niente. È certificato, va bene. Non poi è bianco senza latte, quindi ci ha colpito questo. Infatti è per quello che l'abbiamo comprato. No, ma lì sarà sicuramente il latte, invece no. A 1,69€. Un prodotto che vediamo solo nei supermercati veri, quindi ci ha colpito. Mira, ovviamente non lo può mangiare. Una rubiola d'alba al tartufo. E sinceramente siamo molto curiosi perché è un prodotto. Siamo sei. Sono anche perché c'è questo contenitore simil sostenibile. Croccante, questo lo mangi con le patatine. Un prodotto di quelli proprio giusti, di quelli proprio che fanno bene, che ti illudono di dimagrire, che ti illudono. Sì, perché sono deluxe, per cui sembrano un po'. Deluxe, no, vedevo. Vegetable chips, patatine di vegetali, ovvero invece che mangiarti la verdura normalmente bollita. A sto punto mangiati le patatine. Te le metti con un chilo di sale dentro. E fritte comunque. E te la friggi. Quindi mangi della verdura con delle calorie delle patatine, però sono vegetables. Oggi è un momento di lusso, momento di riferimento al Piemonte. Stiamo cercando veramente di salire di livello con questa maionese al tartufo, 1,79€. Chi me l'ha suggerita ci vuole bene, diciamo. Cioè, ma come l'abbina la maionese al tartufo, mi sto chiedendo io? Cioè, il tartufo si mangia con l'uovo, cioè, non so. È un piatto unico. Però. È un piatto unico, Miriam. Non so. Mangi un dito e sei a posto. E non sporchi rispetto all'ambiente. Abbiamo preso una fantastica bibita gassata. Ma è proprio così, si chiama bibita gassata. Non ha un nome, un colore. Hanno scelto un colore che poteva andare bene. Hanno fatto un. Ma questo qui piace. Secondo gli studi, questo lo comprano. Al prezzo straordinario di 0,55 un litro e mezzo. Non vale manco l'idride carbonica. Partiamo con il sugo al branzino. Siamo molto curiosi di questa preparazione perché prima di tutto è un unicum. Sei omogenizzato il branzino. Ma niente male, sai. Un po' annacquatino. Sì, ma immaginandolo mantecato, secondo me non mi dispiace, no, sai. No, è vero. Cioè, oggettivamente per quello che costa, lo metti nello spaghetto, un bicchiere di vino me lo bevo volentieri. Io lo ricomprerei. Sì. Cioè, non è un prodotto. Sì, anch'io, forse però appunto un po' diluito. Cioè, non ha quel gusto forte che mi aspettavo da sugo al branzino. Perché il gusto del branzino è un gusto un po' più forte. Non fortissimo. Anche delicato. Forte. Sì, diciamo fosse stato sugo all'orata, l'avremmo capito di più. Esatto. Però comunque un prodotto valido che mi ha stupito. Sì. Voto? 7,5. 8. Veramente, credevo, mi ha stupito. Poi non c'è il latte, ragazzi. Che sì, questa è la cosa che non è da. Sono Miriam. Veniamo ora alla maionese al tartufo. Per essere confezionata di lusso. Buonissima, raga, ma proprio buona. Ma il tartufo ci sono i pezzi veri. Non so se è scorzone o tartufo, però comunque ci sono dei pezzi di una cosa che ha gusto di tartufo. E in una maionese. Ah, provate da gambero rosso. Ah, ok. Siamo su Gambero Rosso, ragazzi, cercate l'articolo, ce l'hanno fatto, non l'abbiamo pagato. Siamo finiti su Gambero Rosso mangiando queste cose qua, eh. Ideale per. No, crostini tramezzini te li mangi te. Questo qua è ideale per. Non lo so per cosa sia. Io credo per una carne cruda. Però è interessante, molto. Anche sul salmone. Però forse grasso su grasso. Ma c'è bisogno. Però. Non so bene. Anch'io ho avuto questa forza di. Vabbè, non. Comunque è buona, mi è un po' stupito. Questa me la mangio volentieri. Secondo me. Voto? 8,5. 9, costa poco, è unica, veramente. Ma mi aspettavo una roba indice. Non me l'aspettavo così buona. Guardate il cartone, questo è. Chinatevi al segno dello shogun. Questo è chinatevi alla maionese del Lidl. Proseguiamo il nostro percorso enogastro. Il nostro gastro. Vabbè. Vabbè. Gastroesofageo. Perché ha più accezione medica rispetto a quello che facciamo. Questa roba della tartufo che. Ragazzi, ma Lidl è Monica non è un tartufo? Lidl è Lidl d'Alba, si chiama. È un prodotto deluxe, assolutamente. Ovviamente, essendo piemontese, avendo mangiato tutte le robe artigianali,
La rubiola è ni, va bene. Ma questa rubiola me la vendo molto bene per farci una pasta. Siccome non è eccezionale da mangiare cruda, è buona e è decente, ma nella e il tartufo ce n'è, ragazzi, ci sei e si sente al dente, non sarà tartufo, ma comunque c'è. Quindi immaginando a fettine in un pranzo, la metti in un piatto, va bene così. Anche perché la rubiola al tartufo c'è solo qui dell'Habit in Piemonte. Non so se in altri posti in Italia c'è il formaggio col tartufo nero. Magari sì, ma non robiola. Quindi è una cosa abbastanza... Se sommo la specificità del prodotto e tutto, non posso dare meno di 7,5. Perché la robiola mi ha un po' deluso. Beh, l'8 si dà ai prodotti che... Però certo. È un 7,5. Cioè, insomma, non fai brutta figura a metterlo a tavola. E comunque c'è curiosità da parte degli ospiti. Mi ha proprio stupito, ma poi non c'era nessuno questo. Sì, Lidl fa queste differenze. Bene, bene. No, non me l'aspettavo così deluxe. Veniamo ora ai vegetables. Che dici? Sanno un po' di truciolare speziato, però non sono malissimo. Non sono male, queste sono le classiche patatine che vieni quando vieni una tua amica, prendi la tisana. Esatto, esatto. Ti faccio provare una cosa troppo particolare. Ah, ecco. Comunque, non passabili. Passabili, sì. Voto? 7. 7 anch'io, passabili, sì. Veniamo ora alla bibita gassata. Alla bibita City. Io questa non ho mai sentito una roba del genere, cioè che chiamano bibita gassata. Ma qui è del marketing, nel senso proprio. Ma no, qui è entrando dal tedesco, evidentemente. Ma sì, ma perché magari non sapevano come chiamarla, perché magari è un'aranciatissima. Forse secondo gli studi, sotto un certo prezzo non si guarda neanche più che cos'è. Va bene così. Va bene così, ragazzi. Questa qui con un goccino di vodka. A priori. Ancora prima, maletto, forse anche. Ancora prima di aprirla. Sembra quando apri il radiatore della macchina. Secondo me questa è un'aranciata che ci ha creduto fin troppo. Perché è tanto tanto frizzante. Ma cosa hanno fatto? Ma perché mettono in commercio una roba del genere? Ma raga, è assurdo. Cioè, non è niente. No, ma infatti c'è un'aranciata che non ci ha creduto abbastanza. Perché non sa molto di arancia, cioè... Però è frizzantissima. Avete visto il documentario di Ivanna Marchi quando lei dice, sai cos'è? Niente. Niente. È il gusto di questa cosa qua. Nulla. Cioè, è una cosa che ti ha un colore. Ma perché l'ha messa in commercio? Non lo so, magari piacerà molto ai bambini. Ma non è vero, non è vero. Ma questa cosa qui è indicibile. Strano, Lidl è una caduta. Siamo al Lidl di 10 anni fa. Mi però sai cosa? Che io me l'aspettavo peggio. E ti ricorda più o meno a grandi linee, con un occhio chiuso e l'altro tappato, che più o meno fatta con le, ma sembra fatta con le vivinci scadute. Ma cosa? Ma sì, ma no. Che voto? Ma dai, non so, 3. Io 3,5. Ah, ecco. Un po'. 3,5. Che ho sperato. Che incredibile. Prodotto migliore di oggi? È la maionese, penso. Anche per me. Il sugo al branzino ha avuto però la maionese proprio unico. Però è, infatti. Comunque, dai, non sono fosse stato per questo... guarda come lo tengo, tipo con compassione cristiana. Sai quando il parroco ti metteva le mani così proprio? Non c'è niente da dire. Dopo quest'ultima compassione cristiana, sono mercati che... Passione. È tutta questa puntata. Ciao, ciao.